Credo che ci siano state due partite. La prima parte della partita è fino al fallo tecnico di Sinis, perché dopo è iniziata una partita completamente diversa. Non so perché, questo probabilmente è anche un difetto di questa squadra, ma da lì non ho più trovato gli occhi dei miei ragazzi. Credo che siano sentiti molto frustrati, non abbiamo mai più ripreso il ritmo della partita. Eravamo completamente in controllo con la partita, tra l'altro su un gesto bellissimo. Con un inizio difficile abbiamo ripreso in un secondo e mezzo le energie per recuperare, fare un grande recupero e essere davanti. Purtroppo da lì la partita è girata. Naturalmente io mi sento molto frustrato perché ragiono. Il primo, al di là dell'episodio, Hoyer Sinis è un ragazzo giovane, inesperto se vuole, ma proprio perché giovane e inesperto, primo fa una stoppata perfetta. Secondo, fa un gesto di mettersi le mani nei capelli. È vero che è fallo tecnico, è verissimo che è fallo tecnico, ma lo fa proprio perché è giovane, lo fa non per mettere in difficoltà l'arbitro o per fare qualcosa, lo fa con la genuinità di un ragazzo giovane. Il ragionamento è questo: in un basket italiano dove ancora mi si dice facciamo giocare i giovani, adesso voi mi spiegate, io il prossimo anno che devo far giocare Mussini e Dallavalle. Hoyer Sinis è 3 anni che gioca a pallacanestro con noi, ormai credo che sia conosciuto. Io non credo che l'arbitro Bigi volesse cambiare il risultato della partita, non credo che fosse così, però credo che ogni tanto bisogna anche fischiare con un po' di responsabilità, soprattutto perché capisco incazzarsi con Kaukenas perché fa una scenata o perché ti vuole mettere in difficoltà, o White, che magari uno può pensare che faccia un ragionamento per mettere in difficoltà un arbitro. Ma non capire che un ragazzo giovane, tranquillissimo, sorridente mentre gioca, che non è capace purtroppo di fare una scorrettezza, perché se ne facesse qualcuno ogni tanto ne avremmo anche il gradimento, di non capire che il gesto normale di un ragazzo giovane e punirlo e massacrarlo e uccidere una partita in questa maniera qui, credo che sia una cosa che non mi piace. E non mi piace per l'idea. Perché se l'avessero fischiata White, vabbè, sarei arrabbiato, mi incazzerei anche con White o con Cinciarini. Però proprio a lui, a Sinis, che è il giocatore più pulito del campionato, credo, il ragazzo più pulito del campionato, mi fa star male. E soprattutto mi dà l'idea, e lo ripeto ancora, che è la stessa cosa che ho detto dopo la semifinale della Coppa Italia, che qui tutti sono a chiedere di far giocare i giovani e poi i giovani matematicamente su queste cose vengono uccisi. Adesso voi potete immaginare la testa di Hoyer Sinis che cosa c'è. Perché l'arbitro Bigi andrà a continuare a fare il suo mestiere. Hoyer Sinis avrà una testa, ho fatto perdere la mia squadra. Scusate, sapete che tipo di arbitri, sono stato iper collaborativo con loro, credo che al di là di tutto, degli errori, di quello che c'è stato durante la partita, secondo me hanno fatto fino a quel momento una partita perfetta, secondo me, al di là degli episodi. Però naturalmente ragazzi, non lo so, io se faccio giocare, in un certo momento faccio giocare in 3 la squadra, non è un errore normale. Tutto qua. Scusate lo sfogo, ma per me, per come sono fatto io, per come sono pulito anch'io, per come sono pulito e credo di essere pulito, al di là della scaramuccia, il coach dell'altro, facciamo i falli, le solite cose che ci sono tra allenatori, credo che il fatto di avere un progetto, un allenatore, che non so se avete visto, provate ad andare a vedere il mio body language nei confronti degli arbitri per tutta la partita. Che tipo di lavoro che ho fatto? Sono stato richiamato perché si è alzato Cinciarini, ma giustamente, e mi sono arrabbiato con Cinciarini. Non so se avete visto la scena. Ok. Bene, sono qua per le vostre domande. Scusatemi, ogni tanto ci vuole. Volevo far Pozzecco, ma mi è venuto da fare. Con i Nelson nel finale, quando ci siamo abbassati, perché naturalmente loro giocavano molto uno contro uno, i secondi tiri purtroppo hanno fatto la differenza, soprattutto nei momenti in cui sembra che stessimo riprendendo un'altra volta l'inerzia. Ma ve l'ho detto, c'era uno stato mentale completamente diverso. È questo che è cambiato completamente la nostra squadra. Al di là degli errori, al di là della tecnica, queste partite qua si giocano a livello emozionale di playoff. E noi da quell'episodio emozionalmente siamo usciti dalla partita. Siamo usciti noi, credo che sia uscito anche il pubblico, perché anche il pubblico ha cominciato a percepire, siamo tutti e dopo si sono concentrati tutti su quello che facevano gli arbitri. È stata evidentemente una cosa che ha cambiato completamente il verso della partita.
State attenti, guardate che il regolamento, la mano nei capelli è tecnico, ve lo dico già subito io, quindi non intervistate Facchini o altra gente, perché vi dirà giustamente che è quello. Però io credo che le regole bisogna sapere anche interpretare. In un playoff, gara 4, che vuol dire semifinale. Noi andremo avanti, la verità è che andremo avanti ancora con più fierezza, la verità è che non è che è finita, noi abbiamo gara 5 da giocare, come è venuta Siena qui a battere noi possiamo andare a Siena rovesciando su di loro tutte le pressioni a questo punto di dover vincere la partita. Noi dobbiamo solo ricaricare le energie, pensare a quello che non è andato bene e avere due palle cubiche e provare a vincere a Siena. Se vinciamo a Siena abbiamo due palle cubiche. Se i ragazzi vogliono dimostrare di avere due palle cubiche, noi andiamo a vincere a Siena. Questo è il messaggio che do anche a loro, che lo leggono sui giornali, che dirò domani. Se noi abbiamo le palle, andiamo a vincere a Siena. Cioè, è un episodio troppo centrale di questa partita, quell'episodio lì. Perché? Ma al di là di questo, è la questione, perché tu dici, faccio un esempio, ci si può arrabbiare con gli arbitri in linea generale per il metro arbitrale, no? Uno alla fine dice, sapete che quando io dico bisogna sapersi adattare al metro arbitrale, vuol dire che c'è qualcosa che non abbiamo capito e che dobbiamo fare. Sul singolo fischio, se tu sei 80 pari e fai la penetrazione, dico una sciocchezza, c'è un mezzo fallo e non lo fischio, non è che puoi stare 57 ore a parlarne. Purtroppo lì l'arbitro ha un secondo per decidere ma cosa fare. Però questo non è un episodio come ha visto passi, c'erano 3 secondi, tutte queste cose qua. È un episodio su cui uno ci può ragionare 10 ore. Basta. Frosini, che è un grande campione, e credo che abbia visto di tutti i colori, basta prendere su e andare al tavolo. Finito. Io non so cosa dirò ai ragazzi, ho bisogno anch'io di capire cosa dire ai ragazzi. Ma è evidente che da quell'episodio in poi si può parlare di, prima di quella partita lì, anche l'inizio, avete visto, classico da giochi gara 4, partita importante, no? Giochi trattissimo, loro che siano da tutte le parti. Ma avete visto anche che razza di reazione che abbiamo avuto. Quindi, ragazzi, purtroppo è troppo importante quella cosa lì. E non è piangere con gli arbitri, io sto facendo un'analisi di questa cosa qui. Se vuoi ti dico che dopo Filoi era fuori ritmo, Daukenas era fuori ritmo, Troiber era fuori ritmo. Detto, e scrivetelo a 50 miei, complimenti a Siena. Perché qua si vince sul campo. Siena ha vinto, complimenti a Siena perché ha vinto. E lì allora ha avuto le palle per vincere il campo. Però è evidente che quell'episodio lì, con questo ragazzo qua, è troppo pesante. Scusatemi, l'avevo già detto in Coppa Italia, ma evidentemente sono messaggi che non riusciamo a prendere. Gli altri non se ne fregano se è giovane vecchio. Non li conoscono tutti, cioè a parte Caucenas, faccio un esempio, e Cinciarini perché l'ha visto qualche volta in nazionale, e altri, per loro, Brunner, Bell, tutta quella gente lì, Sinis, quanti anni ha? Ma così triste, penso che abbia 35 anni Sinis dal fatto di com'è in faccia. Ragazzi, il Dadoni diceva, no? Per fare, io lo dico intanto a Ogei, il Dadoni diceva, fa, e lo dicevo, non mi ricordo di quale giocatore, faccia, la faccia come il mio cane, sempre uguale, ragazzi, Sinis è così, è uguale, Ogei è così, non ha espressioni, ma non ha espressioni spontanee, è uno che sorride, che vive la pallacanestro ancora, credo, con un amore, con una gioia, con una passione che dopo ci sta, che ti fischia un fallo, hai tirato una stoppata mega galattica, allora americano, sul +10 della tua squadra, incompleto, ci sta, ti fischia un fallo e ti dici, porca miseria, cosa mi ha fischiato?